Veleno ha 15 anni e una storia familiare diversa dai suoi amici. Lui è figlio di un avvocato, ha una bella casa e i suoi genitori vivono una vita borghese, mentre Zazà, Cimasa, Capodiferro e Natuccio sono figli della strada, hanno famiglie di origini umili e a volte cattive frequentazioni. L'amicizia tra i cinque comunque è forte e salda, cementata dalla comune militanza nella squadra di calcio locale, la Cosmica. Ma Zazà, unico vero talento del gruppo, sogna che prima o poi un grande club si accorga di lui e lo porti via dallo squallore del paese. Puoi venire con noi. Ecco il candelabro che avete messo in borsa. La vita dei cinque amici subisce una scossa quando vedono Annalisa, una bellissima ragazza più grande di loro, tentare il suicidio gettandosi dalla cima della chiesa. Annalisa si salva da quel volo in abito da sposa, ma i cinque ragazzi iniziano a fantasticare su di lei. Chi è? Da dove viene? E perché voleva farla finita? Statevi attenti a quello, che non è normale. Guardami bene, voglio... Tratto da un romanzo di Mario Desiati, Il paese delle spose infelici ha il pregio di rappresentare realisticamente, con uno stile scarno ma elegante, la vita di una piccola provincia del sud. L'esordiente Pippo Mezzapesa, già premiato autore di cortometraggi e documentari, offre una rappresentazione asciutta, poco incline all'elegia, dell'adolescenza di cinque ragazzi cresciuti in un contesto urbano caratterizzato da squallore. Volare. La regia di Mezzapesa si caratterizza per il suo crudo realismo, ma anche per alcune finezze piazzate nei punti giusti.